Nel 2017 la Costruttori Teramani propose all'amministrazione comunale di Teramo di realizzare un polo scolastico nel parcheggio di San Gabriele. Questa proposta oggi è più attuale che mai. Sì, infatti abbiamo rispolverato questa proposta del 2017, visto che lì è, ricordiamo che un parcheggio è una struttura comunale e c'è quel terzo piano che potrebbe essere utilizzato anche il servizio della città. E noi ci venne in mente all'epoca di fare un polo scolastico, visto che Teramo era carente sotto questo profilo. Allora che risposta avete avuto? Allora la risposta cadde nel nulla, o meglio la proposta cadde nel nulla e non ci furono risposte. E adesso con quello che è successo con questa scuola e con le polemiche che stanno sorgendo anche su altri edifici, mi sembra che la proposta sia più attuale che mai. Tra l'altro sarebbe anche un posto centrale in questi giorni con la chiusura del Delfico, c'è anche il problema dello svuotamento ulteriore del centro. Beh, assolutamente, è una zona centralissima sotto Piazza Garibaldi e comunque manterrebbe gli studenti in una zona fruibile vicino alle fermate dei bus del San Francesco e dei Tigli, quindi è un'ottima zona, anche immersa nel verde, tranquilla, con possibilità di parcheggi. La proposta l'avete ripresentata al comune? No, ancora no, perché i tempi sono stati brevissimi da ciò che è accaduto giovedì scorso ad oggi, però la nostra disponibilità nel trattare, nel mettere a disposizione il nostro parcheggio ci sta. Lei tra l'altro è papà di tre figli che vengono tutti a scuola al Delfico, o meglio venivano tutti a scuola al Delfico. Quali difficoltà avete incontrato in questi giorni nel gestire la situazione? Ma io avevo una condizione positiva perché tutti e tre frequentavano le elementari, quindi era un piccolo clan. E niente, adesso mi ritrovo tutti a casa e la cosa che mi spaventa non è il giorno, il venerdì che sono rimasti a casa, ma l'incertezza dei prossimi giorni e il loro non dover, il loro saltare la didattica e perdere tempo che potrebbe essere prezioso.